Operazione Pilatus conclusa con successo. Piloti e tecnici della Casa Aeronautica Svizzera, una delle migliori al mondo nella costruzione di aeroplani ad alte prestazioni, nei giorni scorsi hanno effettuato una serie di test sulla pista dell'aeroporto Enzo e Walter Omiccioli con l'ultimo gioiello a reazione del Canton Nidvaldo, il bireattore PC-24, che sta completando le certificazioni per il decollo e l'atterraggio su pista in erba. Una caratteristica che lo rende particolarmente versatile e in grado di accedere a quasi il doppio degli aeroporti in tutto il mondo rispetto ad altri jet disponibili sul mercato. Assistiti dalla società aeroportuale Fanum Fortune e dai tecnici al suolo della Eagles Aviation Academy, gli svizzeri della Pilatus hanno apprezzato l'esperienza fanese, tanto da non escludere nuove missioni per i test futuri di altri velivoli. Aver scelto dunque la città della fortuna per una fase così delicata del proprio sviluppo sottolinea il grande valore dell'aeroporto che, a 100 anni dalla sua nascita, continua la sua attività in piena efficienza con la passione come elemento d'unione, in questo caso internazionale.